Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della D&Day. Parliamo di domotica, ma questa volta anche della sicurezza per casa vostra. Siete al mare? Siete via? Per qualsiasi motivo volete dare un'occhiata in casa? Ecco qui. Once view. Abbiamo la Vance View Q5, telecamera Wi-Fi, che naturalmente può essere collegata alla sua applicazione che è la Vance View, ma può essere collegata anche ad Amazon Alexa con ad esempio l'Echo Show, che prossimamente arriverà e testeremo anche quello insieme. Detto questo, procediamo con l'installazione e vediamo come funziona. Allora, apriamo insieme la confezione. All'interno troviamo le istruzioni in italiano. Oh, finalmente qualcosa in italiano. Tanta roba. Facciamo subito notare che il modello Q5 registra 1080p, quindi è un progressivo. La camera. Era la telecamera. La telecamera. La risata che sentite di sottofondo è la nostra regista Gaia che ci sta aiutando a Ciao. fare il video. Il cavetto USB e mini USB da collegare insieme alla presa da muro. Eccola qui. Il supporto da muro. Che va avvitato qui sotto e questo Tac. andrebbe al muro, quindi praticamente avete questa parte che va fissata al muro, questa parte per avvitarla sotto la telecamera che ha un attacco filettato. Quindi si può appendere anche sul La soffitto. potete appendere al soffitto, potete attaccarla invece al muro e tenerla in questa posizione, potete metterla sotto sopra, potete fare un po' quello che volete, insomma, fate un po' come vi pare, basta che collegate sta benedetta telecamera. E poi abbiamo i tasselli con le viti per... Anche i tasselli, quattro tasselli, che Non badiamo a se spese. sbagliate due buchi, ve ne potete fare altri due. Esatto, e poi abbiamo Ah, non finisce qui. No, il certificato di conformità, eh? in basso perché l'inquadratura è Il bassa. Cioè, certificato di conformità, è anche scritto in cinese, non si sa mai. quindi autenticato più di Tutto il così mondo, non si tutto il può più. mondo. Basta, poi abbiamo la scatola. La telecamera si presenta nella parte posteriore alimentazione, LED che serve ad indicare le varie configurazioni, il tasto reset, questo è il microfono, l'altoparlante. Qui davanti nella parte anteriore trovate il microfono, l'obiettivo e l'infrarosso. Procediamo con L'installazione. l'installazione. Per prima cosa andiamo nel Play Store o nell'Apple Store e scarichiamo l'applicazione Vance View Cloud, si dovrebbe chiamare Cloud, eccola qui. La installiamo, apriamo l'app, diamo i consensi all'applicazione per poterla utilizzare. In alto a destra facciamo Registrati. Inseriamo l'indirizzo mail e una password di fantasia. Pallino, ho letto e accettato i termini di utilizzo. Tasto avanti. Ora ci arriverà via mail un link o un codice. Eccola. Buongiorno, il tuo cloud account sarà attivato. Facciamo attiva. Benissimo, l'account è già attivato con successo. Quindi torniamo alla nostra bella applicazione e facciamo accedi. Rimettiamo la nostra password. Ci dice nessun dispositivo sincronizzato. A questo punto passiamo al pratico. Andiamo a collegare La telecamera. la telecamera con l'alimentazione. Quindi colleghiamo il cavetto all'accessorio che andrà nella presa a muro e la mini USB alla telecamera. Abbiamo collegato l'alimentazione alla telecamera. Esatto, appare un LED rosso. Si è acceso un LED rosso. Ora sull'applicazione clicchiamo Aggiungi dispositivo. Selezioniamo il modello, in questo caso è la Q5. Ci dice di controllare se il LED blu e rosso lampeggiano. In questo caso no, a noi è Però rossa fissa. aspetta perché la telecamera si sta muovendo, vedi che adesso lampeggia rosso e blu, quindi la Ecco, telecamera vi perfetto. fa tipo un test, inizia a ruotare e nella parte posteriore, come potete vedere,
lampeggia rosso e blu. Lampeggia rosso e blu. Non so se si vede perfettamente, ma comunque sta lampeggiando, fidatevi. Perfetto. Quindi clicchiamo lampeggia. La telecamera non supporta i 5 GHz, noi lo modifica in automatico. Ci chiede la password del Wi-Fi. Si prega di puntare il codice QR verso l'obiettivo della fotocamera e attendere che la scansione. Vabbè, l'avete sentita un po' arrabbiata, ci sta dicendo e no, fatelo bene. Verso l'obiettivo della telecamera. Ah, ecco. Scansione del codice QR è riuscita. Connessione al Wi-Fi. Clicca su avanti. Sta sincronizzando. Eccoci tornati. Mancano pochi secondi e l'applicazione avrà terminato la sua sincronizzazione. Ecco. Solito problema. Allora, come al solito, noi non differiamo dagli altri video. C'è stato un problema. Gli ha detto che la connessione non è avvenuta. Molto probabilmente per il discorso che mio fratello in casa ha un extender. Era collegato con l'extender ed evidentemente nella prima connessione tutti questi dispositivi smart non vanno molto d'accordo con quella tipologia di prodotto. Quindi adesso si è riconnesso con la... Resettiamo schiacciando il tastino che c'è dietro qui. Il reset è riuscito. Ok, ci ha avvertito che il reset è riuscito, lui si è riconnesso invece col Wi-Fi della fonte principale, quindi il modem di casa di Fastweb, ed ora ricomincerà a far leggere e riconfigurare il Wi-Fi tra telecamera e cellulare. Si prega di puntare il codice QR verso l'obiettivo della fotocamera e attendere che la scansione. L'accoppiamento è riuscito. È possibile iniziare a utilizzare la fotocamera ora. Ma pure in due si arrabbiano, sono diventate due. Diventano sempre di più. E pagate qualcosa in più per farla incavolare in due. La chiamiamo camera sala. No, camera sala è brutta. Sorveglianza. No, telecamera sala, dai. Telecamera sala. Ok. Vai a provare l'archiviazione cloud. Gli importanti video possono essere salvati con sicurezza su cloud senza perdersi a causa di danni della telecamera. Puoi guardare, scaricare ed eliminarli in qualsiasi momento. Inizia la tua prova gratuita, per cui si pagherà il cloud. Ecco, quindi, altra cosa. Il cloud è gratuito per... Sarà un mese? Proviamo a schiacciare inizia la tua prova gratuita. Eccola qua. Questo è il piano base, okay. Se no c'è il piano esteso. Allora, il piano base costa trimestrale $20 più o meno a trimestre. Il piano esteso mensile $9.99. Il piano professional circa $17 al mese. Questa è la schermata che vi compare non appena viene abilitata l'applicazione e fate il vostro collegamento. Avete la possibilità, come potete vedere nella parte bassa, di avere un cursore che vi dà la possibilità di spostare l'inquadratura. Noi in questo momento abbiamo disabilitato i microfoni, dopodiché potete fare filmati e foto. Schiacciando sul quadratino in basso a destra potete mettere a tutto schermo l'inquadratura. Guardando bene sul manuale abbiamo visto che nella parte sottostante l'obiettivo, quindi bisogna alzare l'inquadratura, c'è lo slot per la micro SD. Questo mi consente di registrare porzioni di filmato, fotografia direttamente sulla micro SD. Questo vi dà la possibilità di non fare l'abbonamento che dicevamo prima. La cosa ovvia è un cloud esterno ha più possibilità di non essere danneggiato rispetto a una telecamera. Però con questo si bypassa l'abbonamento. Comunque per poterla inserire bisogna dall'applicazione alzare l'inquadratura il più in alto possibile e come potete vedere esce fuori lo slot dove inserire la scheda. Effettuata l'installazione, ci riteniamo comunque soddisfatti, la qualità dell'immagine è ottima. Dà la possibilità di fare qualsiasi cosa. 1080p per una telecamera di videosorveglianza è un'ottima risoluzione e adesso dovrà testarla per un po' di tempo. Quando poi arriverà anche l'Echo Show 5 avremo la possibilità, questa è un'anteprima, avremo anche la possibilità di poter vedere come funziona e com'è l'immagine anche sull'Echo Show. Quindi faremo il collegamento e vedremo anche il comando vocale di una telecamera di sorveglianza. L'applicazione comunque è fatta bene.
è intuitiva. Ci ha aiutato anche a scoprire il fatto dell'SD, a parte le istruzioni, ma ci ha aiutato anche l'applicazione. E soddisfatti, un buon prodotto, pagato scontato naturalmente intorno ai 23 euro, adesso a prezzo pieno intorno ai 30 euro. Beh, comunque per una telecamera 1080p è una buona telecamera da interno. Assolutamente. Bene, speriamo di essere stati esaustivi come informazioni sul prodotto, daremo le nostre valutazioni più avanti potendolo utilizzare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace e seguiteci in tutti i prossimi video, mi raccomando. Al prossimo video. Ciao ragazzi.